contrapposte esigenze di classifica. Per la Salernitana può essere la partita della svolta in chiave playoff, per il Pergo Crema un utile tassello per arrivare alla salvezza. Dunque locali chiamati all'arrembaggio, Lombardi al fallo tattico costante e all'ostruzione tout court. Breda presenta l'identica formazione vittoriosa nel recupero di Lumezzane. Maurizi alza le barricate. Nel primo tempo Tacquino scarso, da annotare appena al primo minuto un fallo, tutto da decifrare, su scotto in area granata, e sarà l'unica sortita ospite, e un tapin di Ragusa mancato di pochissimo a portiere battuto. Nella Salernitana latita Fabinho, uno dei pochi brasiliani senza fondamentali, come a dire incappare di questi tempi in una ragazza brasiliana priva dei canonici attributi. Nella ripresa Salernitana più decisa e più organica, con Montalto e Balestri in campo, e gol di Fava all'ottavo centro personale, al settimo. Ennesimo cross di un instancabile D'Alterio da destra, deviazione aerea del bomber di casa di Giustezza nell'angolo. Al 26esimo ingenuità di D'Alterio e rosso conseguenziale, ma il Pergo Crema non riesce a portare insidi e dunque restano i tre punti per la squadra di Breda, che vede concretizzarsi la prospettiva playoff, e non è cosa da poco dopo i mille patemi delle ultime settimane.